gentile. In questa storia che cosa c'è? Gentile, vi dicevo, è quello che ha avuto la discepolanza accademica, perché Gentile era un professore universitario, anzi era un mostruoso barone universitario, perché essendo povero naturalmente aveva investito sulla carriera accademica, non era un latifondista come Croce, ed essendo bravo era andato in cattedra scritto, ed essendo anche abile si era costruito una rete di potere impressionante, mettendosi poi al servizio del fascismo, che diceva che uno squadrista è meglio che 10 filosofi, e finendo ammazzato dai partigiani, che benché repubblichino tentava di evitare alcune atrocità della guerra civile. Fosse sopravvissuto, avrebbe visto i propri allievi diventare comunisti, proprio cosa facilissima, cosa facilissima sulla base, tanto perché Togliatti amava svisceratamente ogni filosofo e ogni intellettuale e ogni grande borghese e ogni studioso, perché sapeva, credeva di sapere come si fa a fare politica, cioè credeva nel concetto di egemonia, nel concetto di blocco storico che trovava in Gramsci, e credeva che chi è stato un grande filosofo non comunista abbia in sé la capacità, soprattutto davanti a ciò che era successo in Italia, la capacità di liberarsi degli schemi sbagliati e di essere coerente con il trend necessario della filosofia, necessario, cioè di diventare prassi comunista, non di diventare prassi e basta, di diventare, come aveva fatto Gentile, filosofia deve diventare prassi, diventare prassi comunista. È una partita in famiglia, la partita fra Gramsci, Togliatti, Croce e Gentile, è una partita in famiglia. Si gioca tutti dentro lo stesso recinto, dove naturalmente l'idea di Gramsci e di Togliatti è dentro questo recinto portiamo tutti, l'idea degli altri è no, ma ci sono già, cosa vuoi? Ci sono già. Gentile avrebbe visto i suoi allievi diventare comunisti. Cosa, ripeto, non difficile per un Gentile, perché Gentile non aveva elaborato, come invece aveva fatto Croce, alcun criterio che gli permettesse di essere antifascista. Cioè, non aveva elaborato una filosofia della mediazione, una filosofia del progresso, una filosofia della distanza ancora della distinzione fra politica e morale, che per Croce non coincideranno mai, anche se asintoticamente si avvicina. Gentile non piace a Croce. Non mi piace tanto perché è lontano, il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune, siamo sempre nel quaderno 10 e anche nel quaderno 11 nel caso di Gentile, il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune e dal buon senso, cioè non ci si capisce niente di primo acchito, mentre Croce ha uno stile filosofico, oltre che letterario, rispettoso del buon senso, che è vero, l'aveva detto anche Giolitti,
finalmente un filosofo con un po' di buon senso, dice Giolini di Croce. Gentile. Gentile è dipendente da Croce, dice Gramsci, e il suo detto fine di Pirico ha ragione. Croce pubblica prima di Gentile. Croce si serve di Gentile per rafforzare il neoidealismo dal punto di vista tecnico, cioè della storia della filosofia. Cioè, Gentile la filosofia la conosceva più a Croce, che era in fondo un dilettante, nel senso alto del termine, e che, non dimenticate mai, comincia la sua carriera come erudito locale e poi fa il salto, diventa filosofo sull'estetica. E diventa, quando lo chiamano a Londra nel 1930, lo chiamano a Londra a parlare al Congresso Internazionale di Filosofia sulla sezione di estetica. Poi Gentile non piace per un motivo, che Gentile è troppo immediato. Con Gentile finangi tutto. L'atto è precisamente il venir meno di qualsivoglia differenza non solo fra le forme dello spirito, ma fra soggetto e oggetto. Esiste soltanto l'atto filosofico, grazie al quale l'atto del pensiero, pensante, consapevole di sé, grazie al quale il filosofo è un punto nel quale punto è concentrato tutto il sapere e tutto l'agire della storia. Non c'è niente, se sei filosofo radicale ammetterai che non c'è niente fuori del tuo filosofare, scompare il mondo esterno. Non è neanche una filosofia della coscienza, perché la coscienza è ancora mediazione fra stati psichici. No, è filosofia in cui il discorrere, la mediazione, la discorsività del pensiero sono contratte e condensate in un punto. Ogni atto di pensiero è la creazione di un mondo, è un Big Bang. E basta. Il pensiero si mangia le differenze e dunque non c'è bisogno di una filosofia né di un sapere in qualche senso delle istituzioni, non c'è bisogno di un sapere giuridico, non c'è bisogno di un sapere storico. Questi saperi, quando passano nelle mani dei filosofi, questi saperi perdono la loro parzialità, la loro astrattezza, la loro settorialità, e diventano non pezzi di filosofia, perché la filosofia non ha parti, diventano atto puro del pensiero. Quando io penso, tutto il pensato sta dentro di me. Questo atto non ha un prima o un dopo, è la cosa in sé trasformata in pensiero in sé. Voi direte, perché si è ridotto così questo? Ha semplicemente abbreviato quello che Hegel o Croce distendono nella storia, il progresso, la fatica dell'umanità. Se alla fine si deve arrivare al razionale reale, se ci arrivi ci puoi arrivare a pezzi, vuol dire che era già possibile all'inizio. Allora mi spieghi questa storia, questo progresso, questo farsi, questa fatica, dove sono? Sono soltanto da un punto di vista empirico, non filosofico. Da un punto di vista filosofico non c'è storia, non c'è progresso, è già tutto presente. Dopo che abbiamo operato tutte le critiche, abbiamo fatto fuori il razionalismo, il tomismo, le metafisiche di tutti i tipi, gli scienziati che non capiscono niente, eccetera, eccetera, abbiamo capito che la filosofia è
non c'è altro che l'atto dell'affermazione della filosofia. Il soggetto e l'oggetto si fondono, sono la stessa cosa. Perché dire che questo succederà fra mille anni? Se succede fra mille anni, vuol dire che può già succedere. Non si costruisce l'universale a pezzetti. Finché pensi in termini di universale, allora vuol dire che l'universale c'è già. Se c'è già, la sua determinazione filosofica pura non è aspettare che si sveli, basta. Si è già svelato, metti con Hegel, con me, basta. Voi direte, beh, cosa serve questo? Ma un mucchio di cose serve. Ci fai un mucchio di cose questa cosa. Ci fai. Tanto sei all'altezza della filosofia, della più importante filosofia europea. Cioè, questa è a tutti gli effetti una filosofia dell'immediatezza assoluta, che mancava un attimo e diventava figlia. Cosa mancava? Mancava il coscienza, cioè qui non c'è nemmeno la coscienza, qui c'è soltanto la teoria. La filosofia è solo filosofia teoretica e atto quello che pensa se stesso. Poi ci fai polemica durissima contro tutto il mondo e poi ci fai che sei capace di prendere ogni problema e di risolverlo. Allora a questo punto i critici dicono, certo, è un gioco di parole. E Gramsci è un critico. E dice che per l'appunto tutta la filosofia politica di Gentile, che si sottrae alla prova storica, si sottrae, non ne vuole sentire parlare, o ricostruisce la storia soltanto sulla base della storia filosofica degli spiritualisti, cioè Gioberti come Hegel. Questa filosofia politica ha il nome banalissimo di opportunismo, cioè con uno strumento del genere in mano tu puoi giustificare tutto. Che vuol dire? È la lotta contro l'intellettuale, è il filosofo contro l'intellettuale, è Platone contro il sofista. Intellettuali portatori di dubbi, di critica, di punti di vista, come si permette? Quando la verità c'è già. Attenzione, non come massiccia presenza dell'essere, ma come puntuale, devastante presenza dell'atto filosofico. C'è già. Questi intellettuali mezzo giornalisti cosa vogliono? È una filosofia che, voi capite, non si degna di dialogare. Se è immediatezza, dialoga. O se dialoga ha soltanto l'impulso a assorbirti. Quello che dici tu è sbagliato, poverino, tu non puoi capirlo. Sì, c'è un posto nel mio sistema, al centesimo livello più basso, sì, c'è un effetto. La tua posizione. Se dai il potere a uno così, cosa fa? Da una parte quello che vuole, dall'altra non fa niente. Perché? Ecco. Perché va dietro a quelli che fanno e dice che hanno fatto bene. Oppure, davanti ai problemi storici o politici, dice ma è un falso problema. È già risolto. Il fatto stesso che vi facciate la guerra vuol dire che potete vivere in pace.
Allora i due si scocciano e dicono: no, quanto? Noi ci facciamo davvero la guerra. E lui dice: no, davvero non fate la guerra. La fate a un livello inferiore, ma a livello filosofico non la fate. Questo è da una parte seccante, dall'altra estremamente, astutamente, forse no, io sono propenso a pensare che il Gentile fosse un uomo onesto che veramente non capiva, che non capiva che ci sono, a un certo punto ti devi fermare perché le alternative ci sono. È chiaro che invece per lui non c'è mai l'alternativa, perché riesce sempre a unificare con l'atto puro del pensiero ciò che nella volgare empiria è separato. Se io posso pensare il fascismo e il comunismo, allora stanno insieme. È colpa loro che non capiscono se si fanno la loro. Il mio compito di filosofo è di dire che invece non deve. È inessenziale questo farsi la guerra, che comunque è una brutta cosa farsi la guerra, perché se si fa male. Voi capite che a un certo punto questo vuol dire stare dalla parte del più forte. Probabilmente senza capire quello che stai facendo. O, come diceva Gramsci di Croce, che capisce benissimo, è che è latifondista. Ma questo non era latifondista, questo campava col suo stipendio e con i soldi che faceva con la casa editrice Sansone, che è suo. Niente di paragonabile. No, qui c'è proprio una cosa curiosa che è capitata anche ad Heidegger, che ripeto aveva una strumentazione filosofica tutta diversa, alla fine quando diventi il filosofo dell'immediatezza perdi la capacità del dialogo e, come diceva Anna Arendt di Heidegger, è come una volpe che si è scavata una tana bellissima dove nessuno lo potrà mai stanare. Sì, però c'è rimasto dentro anche lui e non riesce più a vedere. A un certo punto è un pensiero ossessivo che pensa a se stesso e si mangia tutto il mondo finché qualcuno del vasto mondo non si scoccia. A lui è andata male che gli ha sparato Heidegger, qualche rischio da corso. E allora ecco, voi capite questa filosofia della immediatezza, quanto mentre la filosofia della immediatezza, che diventa mediazione morale e storica di Croce, irrita Gramsci perché vi vede il tentativo di mangiarsi il marxismo. Qui non c'è irritazione, qui c'è rabbia. Il quaderno 1 ci dice che quella di Gentile, la filosofia politica della azione, che sembrerebbe una cosa molto in sintonia con Gramsci, con Sorel, con la parte sorelliana di Gramsci, cioè no, questo è opportunismo ed è, o anche se volete, gladiatorismo dal prof, cioè uno che si atteggia al superuomo, eroe che combatte contro tutto il mondo, ma in realtà non sta rischiando. Perché sta vivendo in un mondo di fantasia tutti i suoi, perché Croce capiva fin troppo. Questo o non capisce o è proprio un segno. E voi vedete come Gramsci giochi continuamente sul pedale della mediazione e sul pedale della immediatezza. Croce è troppo immediato perché non pensa il partito né l'istituzione, però è troppo mediato, cioè è ancora prigioniero di una filosofia astratta che lui stesso si costruisce per uscire dalla necessità. Questo è troppo immediato, si mangia ogni connessione e anche ogni differenza, ogni conflitto
e ogni confluenza si rilancia tutto in un atto di pensiero, il che lo rende immediato sempre e comunque, cioè sempre al servizio di qualcuno. Non è mai capace, ecco, con croce si fa gentile, perché si fanno gentile? Con gentile no. Perché è vero? Perché non è visto un borghese gentile. Gentile no, è un esagerato. È uno che la vuol sempre sapere più lunga degli altri, ha sempre la soluzione di quelli che gli altri vedono come problemi insomma. Soluzione verbale. Però c'è. È facile che uno così diventi comunista. Quando era comunista di successo, cioè è un benaltrista. I problemi che voi avete davanti oggi vi sembrano enormi problemi, ma in realtà c'è ben altro. Di solito vedete la comunista di sinistra, cioè un estremista, uno che crede che la soluzione, siccome ce l'hai nella testa, allora il più è fatto, il più è fatto, se l'hai capita l'hai già fatto, e non capisce l'attardarsi, se non come deviazionismo oppure riformismo. È la stessa psicologia, la stessa fatica a cui ci si vuole sottrarre con un colpo di genio. E torno a dire, in gentile, quello che dice di gentile, io ci sento proprio quello che Schmitt diceva dei romantici. Beh, facile superare i conflitti con una parola, perfino poi attaccati al campo più forte, ma per forza. Naturalmente la parola che usavano i romantici non era atto puro, ma era, diceva Schmitt, il concetto di terzo superiore. C'è sempre un terzo superiore rispetto ai due che confrontano, un'unità spirituale superiore. Attenzione, i romantici non hanno niente a che fare con la medicina, sono un altro razzo. C'è sempre un terzo superiore. Il mondo si sta scannando fra rivoluzionari e reazionari cattolici. No, non importa. C'è un terzo superiore, ce l'ho io in testa, e questo risolve tutto. Ottimo modo per sottrarsi alle sfide vere, alla dialettica di mediazione di immediatezza, e per finire attaccati al carro di dei potenti, cioè per santificare ciò che esiste. Che è quello che fa Gentile, santificare l'esistenza. Cioè, la guerra è l'atto spirituale supremo in cui la filosofia idealistica schianta le filosofie positivistiche e liberali. Si guarda che la guerra fra la Germania e l'Inghilterra di Francia. E ci è toccato pure essere alleati con quelli là, quando è evidente che per salvare giù lo stacco tedesco. Il partito filosofico italiano era un partito filo tedesco. Croce, che era. E appunto un vice arminiano dice: io non ho mai partecipato alla canea antitedesca che è avvenuta durante la prima guerra mondiale. Naturalmente, essendo io patriota, io devo stare con l'Italia, ma non avrete da me una parola molto ragionata. E Gentile, più o meno la stessa cosa. Gentile scrive sul Resto del Cammino, allora è un grande giornale nazionale. E come sorella. Prendevi il carino e ti trovavi sorelle gentili. Emanara Valgini, che voi non sapete chi è, ma è un allievo diretto di
Carducci, che davvero bambino e lui scriveva ancora sul testo del Carducci. Diciamo, fino a metà degli anni, fino al 56-57, sul Carducci scriveva, c'era un terza pagina, c'era la terza pagina, scriveva Carducci. Gentile. E dunque, è davvero caratteristico, quaderno 11, davvero caratteristico. C'era una parola adoperata in senso positivo e favorevole per Sorelli, che era spontaneità. La stessa parola, spontaneità, quando si parla di Gentile, è vista come qualcosa di negativo. Qui c'è la terribile critica comunista allo spontaneismo, che può essere uno spontaneismo di sinistra, con tutti quelli che ci potete attaccare, ma anche lo spontaneismo fascista, fascistoide, di Gentile, dove lo spontaneismo vuol dire appunto un pensiero che non si pone il problema della prassi, perché afferma di essere già prassi. Allora, Gentile, tu non stai inverando la filosofia nella prassi, come si deve fare, come sappiamo fare solo noi marxisti. Tu stai semplicemente distruggendo la filosofia e la stai trasformando nella benedizione a tutto quello che succede. Ed eccoti, appunto, eccoci appunto ridotto a scherano dei fascisti. Su Gentile sono abbastanza intransigenti i comunisti, che ripeto, di solito i filosofi li amano e li rispettano. Come è noto, Gentile è stato ucciso deliberatamente da un gruppo di comunisti dopo che la sua condanna a morte era stata annunciata sull'unità clandestina da Concetto Marchesi, che voglio sperare sia un nome a voi noto, uno dei due grandi latinisti della prima metà del Novecento, l'altro era Paratore, che invece era fascista. Concetto Marchesi era latinista e comunista, insegnava a Padova ed era un'autorità nell'antifascismo accademico, rispetto alla quale a cui si inchinava anche Bobbio, che insegnava a Padova anche lui in quegli anni, ma era giovane, invece Concetto Marchesi era anziano. E Concetto Marchesi scrive quell'articolo, cioè, se senatore Gentile lei ha tradito la sua colpa è stata riconosciuta e il popolo italiano ha già emesso la sentenza. E finisce l'articolo. Poi questo articolo viene riprodotto in volantini clandestini dai comunisti partigiani, e dopo la parola il popolo italiano ha già emesso la sentenza, chi ha redatto il volantino, per essere chiaro, ci ha messo un qualche giorno con Gentile e Togliatti dice hanno ammazzato un bestione filosofico, perché per loro, per i nazisti italiani che erano disposti a prendersi tutti, perché credevano di essere capaci di andare giù tutto, di riciclare tutto, per loro Gentile era uno che non si pone la questione della mediazione, è un dissenso, la questione della mediazione, cioè con tutta la potenza che vuoi mettere nella filosofia, nella tesi secondo cui il reale e razionale vuol dire diventare, devi dirmi attraverso quale devi essere capace di fare analisi concreta del presente, altrimenti stai tradendo la parte del proletariato, ma stai tradendo dopo tutto tutta la filosofia moderna.
che è quello che ha detto, no, io la impero in me. Io la impero in me, cioè da Cartesio in poi non si è fatto altro che dire quello che in modo implicito, quello che dico io oggi in modo esplicito, che il pensare e l'essere sono la stessa cosa. E su questo arriva del Noce, col suo libro del 92, sui cicli della rivoluzione, che è del Noce un catto comunista, cioè il comunista vero, il comunista del PC, cattolico, che poi lentamente, e non in quanto cattolico, meno in quanto cattolico e più per motivi teorici, si allontana dal periodo comunista e dal marxismo, e lui è anche maestro universitario di tutti noi, ma di questo ha una cosa soltanto. È diventato davvero reazionario alla fine della vita, e va bene, anche queste sono cose che capitano. Diciamo che a un certo punto ha sposato con troppa balanza le teorie semplificatorie di Feynman, del quale ha fatto tradurre in italiano un libro che si intitola La nuova scienza politica, che è un libro americano del 1953, che non ci ha fatto tradurre nel 68 da un editore torinese poco noto, che si chiama Bortle, e che è un libro che non ha avuto praticamente fortuna in Italia, ma quel poco che ha avuto l'ha avuto in ambiti di cattolicismo tradizionalista. O di irregolari della vita. E sulla base di quelle teorie lì, Del Noce dice che, come vi dicevo, Gentile e Gramsci sono la stessa cosa. Cioè sono due esiti della modernità apparentemente contrapposti, ma in realtà portatori della medesima idea di fondo, cioè che la filosofia consiste nella distruzione della trascendenza e nella tendenza a farsi classi. Cioè, da Cartesio in poi non hanno fatto altro che questo, i moderni, dice Del Noce, non hanno fatto altro che questo, distruggere la trascendenza, con la filosofia, distruggere la trascendenza e portare la filosofia dentro il mondo fino a che essa coincide col mondo. Attraverso varie vie, che a questo punto sono poco importanti. Certamente il marxismo è una via potentissima, ma anche il razionalismo moderno non scherzare. E naturalmente tutto ciò è nichilismo per Fregelin Del Noce. Perché nichilismo? Perché vuol dire far fuori l'essere. Se l'essere, mi pare che è strano motivo, è la trascendenza, di solito l'essere dovrebbe essere tutto. Insomma, se tu pensi che l'essere nella sua qualificazione ontologicamente più forte sia la trascendenza, e lo aggredisci e lo vuoi distruggere, tu vuoi fondare, cioè se tu pensi che l'essere sia Dio, non fai altro che tentare di sostituire a Dio qualche cosa che tu puoi chiamare come vuoi, i valori, l'umanità, i diritti, la storia, il progresso, il comunismo, la tecnica, quel che ti va. Ma quello che metti al posto di Dio sarà qualche cosa di molto più debole e di conseguenza, come dire, attraversato da nulla, tutto bucherellato, instabile. La stabilità te la dà soltanto l'essere trascendente, l'oggetto, cioè se tu fondi la storia sul soggetto, sei destinato a produrre instabilità. Guardate, questo modo di ragionare, proprio questo, è il modo dei controrivoluzionari cattolici. Cioè, mestre Bonanno,
tempi. Però naturalmente hanno sempre ragione questi, perché se la loro tesi è la modernità, quanto più è certa di sé e consapevole, tanto più è incerta e instabile, non fanno molta fatica. La modernità è instabile, la modernità è incerta, perché è un sistema, non voglio dire aperto perché non è vero, ma è un sistema di assi, di coordinate, che prevede il pluralismo, cioè è un sistema monistico che esclude alternative, certamente. Ma dentro quel sistema monistico è previsto l'esistenza di pluralità di forze, una delle quali è il capitalismo. È prevista l'esistenza di soggetti, ma di soggetti associati negli stati, di soggetti unificati dalla nazione, di soggetti unificati e divisi dalla forma di potere. È fatta apposta la modernità per ospitare questa ricchezza e questo insieme di contrastanti volontà di potenza, che se vogliamo possiamo semplificare dicendo è tutta volontà di potenza, che però per essere davvero volontà di potenza, per poter valorizzare tutte le potenze, deve aprire a tutte le forme di manifestazione di potenza concepibili, mentre l'ansia regime non era per niente stabile. Ovviamente è una costruzione ideologica dire che era stabile, facevano una rivolta al minuto, ecco. Era stato tutto percorso da guerre civili di religione, per cui, come si dice, non mi faccia piacere, ma lasciamo perdere. Mentre lì, in ogni caso, erano escluse le due massime forme di volontà di potenza che la modernità ha liberato, capitalismo e Stato. Lo Stato era ancora uno Stato dinastico, cioè qualcosa di molto più debole di uno Stato matto. E il capitalismo nasceva, ma appunto nasceva rompendo. L'alternativa a un certo punto era contrastare il capitalismo o concepire l'ordine politico in modo diverso, tale che dentro l'ordine politico ci stesse anche il capitalismo. Che è un modo, cioè, per massimizzare la volontà di potenza è meglio tenersi al capitalismo, che è una delle forme più alte di volontà di potenza. La modernità è un sistema stabilissimo per certi versi, perché esclude ogni alternativa a sé, e dall'altra è un sistema completamente instabile, perché nasce per ospitare una quantità molto grande e differenziata di volontà di potenza, di diverse volontà, destinate a compattersi o non andare. Allora è chiaro che chi dice hai visto cosa succede a negare Dio, ci prende sempre. È evidente che quello che succede non succede perché è stato negato, e basta. Succede perché sono state aperte le vie al fiorire di prospettive e di possibilità che non erano ancora giunte a maturazione. Possiamo chiamarlo progresso, possiamo chiamarlo come ci pare, regresso. Ma certo, se punti sul dire che la modernità è instabile, avrai contro soltanto i liberali più dogmatici, i razionalisti più ottusi, tutti gli altri diranno sì, è vero, e ciascuno avrà la propria ricetta per stabilizzare. I comunisti ne hanno una, i neoliberisti non ce l'hanno perché a loro la instabilità piace, ma i tecnocrati ne hanno un'altra, dicono lascia fare a noi, vedrai che l'instabilità non c'è più.
Allora, dire che Croce e Gentile, che Gentile e Gramsci sono la stessa cosa, e perché è facile. Perché sono la stessa cosa? Per, adesso ve l'ho spiegato con le parole contro le rivoluzioni, perché concettualmente il giro logico è quello, ma per noi ci insiste, sul fatto che con il pensiero moderno tutto vocato alla prassi, tu hai in mano uno strumento molto potente, che è uno strumento di distruzione, di critica e sostanzialmente di immediatezza, anche se la ragione moderna nasce come mediazione, cioè come asse cartesiano, che vuol dire una mediazione. Poi si sviluppa addirittura la filosofia della storia, che è una super mediazione, dice in realtà l'essenza del pensiero moderno è la immediatezza, cioè un colpo di spada che taglia via l'antico regime, ma secondo loro taglia via Dio. Bene, questo colpo di spada è nichilistico perché distrugge, ed è nichilistico perché non ha in sé, non può avere in sé alcuna capacità di costruire, perché è fatto in modo che dopo che hai fatto la rivoluzione tu non sai quale ordine, non c'è alcun ordine che possa prendere posto di quello che tu hai distrutto, perché il tuo pensiero, col tuo pensiero tu arrivi soltanto a distruggere, non costruisci. E infatti prima fai la rivoluzione e poi ti metti a cianciare di valori, di cose di questo tipo, sulla base dei quali dovresti ricostruire. Ma la tua ricostruzione è completamente fittizia ed esposta a critiche analoghe a quelle che tu hai posto in essere per distruggere l'antico. Cioè, infatti c'è questo fatto che il pensiero scende dal cielo, precipita dentro le cose di questo mondo, ci resta impigliato e non riesce più a venire fuori. E per venirne fuori comincia a balbettare qualche cosa che non è più l'azione, come pretende di essere, ma appunto valore. E allora vincerà la Croce, la Gentile e Gramsci, se vogliamo mettere per del noce Gentile e Croce sono la stessa cosa, con Gentile che è più serio e più radicale, cosa che diceva anche Gramsci di Gentile, non che era più serio, perché la parola serio non la adopera, ma più coerente, era più coerente perché veniva subito al sodo. E appunto, essendo quella di Gentile una filosofia essenzialmente di giustificazione dell'esistente, dice Gramsci, allora Gentile è capace di fare, ad esempio, una cosa che Croce non avrebbe mai fatto, dice lui, cioè di introdurre la religione nelle scuole. Che Gentile introduce la religione nelle scuole, alle elementari, perché la religione è proprio dei poveri, dei popoli, dei bambini e di tutti quelli che non fanno i filosofi, che i gradini bassi della società abbiano un insegnamento religioso, le donne e i fanciulli abbiano un insegnamento religioso, va bene, perché con la religione impari qualche cosina, impari che esiste qualche cosa di diverso dalla brutta materialità. Naturalmente il modo giusto per imparare queste cose è essere filosofi attualisti gentiliani, e allora non a caso nel liceo classico non c'è ombra di prete che si aggiri, perché lì ci devono essere soltanto filosofi tedeschi o italiani e basta. Era un bel liceo quello di Gentile, peccato che il primo anno della sua applicazione ha fatto l'80% di bocciate all'esame della natura. E a momenti Mussolini perdeva il potere, altro che per il caso Matteo, perché i babbi hanno cominciato a mandare i telegrammi al capo del governo chiedendogli se per caso era ammazzo a fare una roba del genere. E infatti noi diciamo scuola gentiliana, ma in realtà abbiamo conosciuto la scuola riformata da Gentile,
ririformata da Gentile, ririformata da Balbino Giuliano, eccetera, eccetera. Ha fatto un 80% di bocciati, basta andare a vedere, anno scolastico 23-24. Una roba fenomenale. Anche perché non c'era, c'era l'insegnamento senza i manuali. L'insegnamento di filosofia ti dava in mano un classico da leggere, cioè chi è leggi e capisci. Non era male, era solo esagerato, come tutti gli attualisti, era esagerato, ma in sé la linea non era sbagliata. Vabbè, allora, Croce, Gentile e Gramsci, dice Del Noce, vanno a fedele al nostro sonno, cioè distruggono e distruggendo distruggono l'avversario, che va bene, e poi si suicidano perché non hanno alcuno strumento in realtà per realizzare organicamente quello che dicono di voler realizzare, non hanno alcuno strumento, non hanno in mano un'arma, una baionetta con la quale si fanno molte cose meno che se invece si soffre. E alla fine vedrete, dice, non vincerà né Croce né Gentile né Gramsci, vincerà una Coca-Cola. E in effetti la totale scomparsa della dimensione filosofica dalla vita associata e la preponderanza delle dinamiche più nichilistiche della modernità, cioè in effetti che è proprio l'utilismo allo stato puro, sembrano dare ragione alla, alla tesi di Del Noce, che è sbagliata non tanto perché Gentile stava fuori e Gramsci stava in galera, come è ovvio, ma è sbagliata perché è giusta, perché è troppo facile. È chiaro, se uno dice nel medio periodo saremo tutti morti, ci pensi, certo, però non è grande aiuto alla costruzione di alcunché. Se uno dice una volta che avete, che siete usciti dall'età in cui c'era l'ordine, che è una storia, per entrare nella modernità vi andrà tutto male, vabbè, che la modernità sia un'epoca di grande intrinseca instabilità, ripeto, all'interno di un quadro teorico di altissima stabilità, di altissima stabilità, perché tutto ciò che la modernità esclude da sé non ci vuole un'ora solo a enumerarlo. Però dentro questo ambito che ha creato c'è instabilità, che poi sia soltanto l'età moderna essere instabile e che non lo sia stato metti in l'età tardo antica, che questo sembra non interessare il nostro lavoro. Chiudendo, Croce, Gentile, Croce. Certo, Gramsci lo dice, dice, è chiaro, io faccio questo libro che si chiama Anticroce, ma ha lo stesso titolo, allo stesso tempo è un anticroce. Diciamo Croce, è il, è ciò con cui Gramsci massimamente si confronta, cioè Gramsci ammazza senza, senza fatica i nipotini di padre Bresciani e il lorianesimo, non c'è niente per lui. Quello che gli interessa è confrontarsi con questo, che secondo lui è la punta avanzata del mondo liberale, il quale il mondo liberale era già completamente oltre Croce, ma questo Gramsci non lo pensa. E dal mio punto di vista è un affascinante gioco di due serpenti che si cercano l'uno di mangiare, l'uno di mettere l'altro all'interno, a livello di fervore, del suo schermo.
Sotto il profilo politico non c'è nulla, perché la partita tra il fascismo, la democrazia e il comunismo si è giocata altrove. Ma sotto il profilo teologico è davvero una bella pagina di filosofia che crede in se stessa. Ecco. Scritta da uno che non faceva il filosofo di professione e che proprio per questo credeva nella filosofia, credeva che la filosofia fosse la pace, doveva prenderla sul serio, e vedeva in croce uno che la prendeva sul serio anche lui, salvo tradirla a un certo momento, per motivi empirici di classe. Due che si dicono l'un l'altro: tu sei empirico, io so, a te ti do una pacca perché sei anche volendo, sei anche bravino, ma insomma il sapere ce l'ho io, di te al massimo io mi servo, di quello che tu sai io mi servo, è una fase non banale della storia intellettuale italiana che purtroppo abbiamo vissuto in modo asincrono, perché ripeto, quando Croce scriveva nessuno lo sapeva, e quando tutti hanno conosciuto Croce, quando Gramsci scriveva nessuno lo sapeva, e quando tutti hanno conosciuto Gramsci, Croce era ormai, non era certo l'asse del potere democristiano. Ciò detto, io capisco che vi do esattamente 5 minuti, perché io, avendo preso supplenza di questa lezione, avevo da tempo impegni che mi portano qui alle 7:30, ho 5 minuti esatti per rispondere a eventuali domande. Altrimenti vi invito molto caldamente a essere presenti lunedì prossimo, quando abbiamo uno dei più importanti specialisti del fascismo italiano, cioè il professor Livorno. Deduco che non ci sono. Bene, allora buonasera a tutti.